Bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Megadon Musashi Wired. Nello scorso video siamo stati attaccati da un mostro alieno incredibile che siamo riusciti a sconfiggere solo grazie all'aiuto della principessa Arshem, che ci ha detto: attaccate i tre cervelli del mostro allo stesso istante, altrimenti la battaglia potrebbe essere infinita. Fatto sta che abbiamo sconfitto il mostro, sì, con una supercazzola se vogliamo alla fine dei conti. Ma comunque, vediamo ora Yamato che vuole parlare con Asuna per cercare di capire cosa stesse cercando di fare la principessa Arshem, perché l'essere umano controllato dagli alieni mantiene dei ricordi dell'alieno che ospitava. Yamato, cosa stai cercando di dire? Voglio solo parlare con l'aliena che era dentro di te, d'accordo? Ma questo non vorrebbe dire che... Senti, so che ti chiedo molto, ma devo chiedertelo lo stesso. C'è una cosa che devo capire. Mi stai sul serio dicendo di cedere il mio corpo? Sì, ma solo per un attimo, ok? Ho solo bisogno che tu... Ok, non l'ha presa molto bene. Sì, c'era da aspettarselo. Cedere il suo corpo? Lo sai cosa significa? Quanto è viscido. Come fa a dire una cosa del genere in un posto dove le altre persone lo possono sentire? Che schifo! Sì, magari poteva scegliere parole diverse, però dai. Non possiamo tornare indietro adesso, principessa. Capisco. Che cosa facciamo ora? Io voglio unire due stelle in una sola stella. Quindi vuole unire il suo popolo e quello di Terran, a terra, insomma. Non credo che Asuna accetterà la mia idea tanto presto. Che disastro. Una chiamata da Baia dell'Oblio. Oh, sì, avevano detto che avrebbero introdotto una nuova unità o qualcosa del genere. Una nuova unità, quindi un nuovo Megaton? Wow! Ma i piloti non sono tutti quanti ora? 3 per il Musashi, 2 per il Maximus e 1 per l'altro Musashi che controlla Reiji. Con i suoi idrogeneratori, l'arma preferita dello Sparkman è l'energia ad alta tensione. I suoi attacchi elettrici hanno anche la capacità di stordire i nemici, niente male. Poi abbiamo Gaudia, oh questo è carino, wow, ha un bel visetto. Un concentrato di potenza equipaggiato con motore all'avanguardia. Oltre al suo spessore, la corazza di braccia e gambe ha una struttura incassata e a strati. Quindi è molto difensivo, come appunto ci dice adesso. Ma l'hai visto, Ryugo? Eh? Oh, sì, certo. Sarebbe ora che Ryugo decidesse di recuperare i suoi ricordi dopo quello che è successo la scorsa volta. Direi che abbiamo trovato una vera gemma nascosta. Come avete trovato i dati per gli schemi di questi nuovi ROG? Takuri è estratti dall'archivio di sicurezza Exia. Sì, signore. Sfruttando quei dati abbiamo creato le unità utilizzando la composizione strutturale ad alta velocità. Wow, riuscite davvero a creare questi robot enormi così velocemente? Con la tecnologia di composizione strutturale ad alta velocità si prende del metallo atomizzato, lo si mette in uno stato speciale, lo si sospende, si aggiungono gli ioni consolidanti e gli avvii della materializzazione. Praticamente loro prendono questo stato e lo fanno diventare quello che è perché c'è una componente che gli dice quale forma prendere, tipo DNA. Ah, forte! Non costruiamo più grandi edifici con le gru, cari miei. Usiamo la scienza anche per costruire le macchinari pesanti, lo sapevate? Sì, in effetti era chiaro, visto che questi sono robot giganti che pesano tonnellate. Sapete come si dice, il futuro è adesso! Ora cosa si inventeranno? I rog a cottura istantanea già venduti in barattolo? E basta aggiungere un po' d'acqua, eh? I ramen istantanei fanno bene a stare attenti! Ok, questa forse è una sottile battuta dello humor giapponese. Ma se lui lo viene a sapere, mi sa tanto che non sentirei mai la fine di questa storia. Lui? E chi è? Una persona che rispetto, è un genio, ma è molto legato ai vecchi metodi. Secondo lui i robot dovrebbero essere il risultato di un duro lavoro di un tecnico. E che è Osamu Tezuka.
Davvero? E chi sarebbe esattamente questa persona che rispetti? Oh, chissà chi sarà mai. O anche Go Nagai, che sono loro i padri dei robottoni. Quindi tra quanto tempo saranno operativi? Di questo passo li avrete entro domani, giusto in tempo per la partenza. Questo è un bene. Ah, già, perché dobbiamo spostare praticamente l'intera struttura. Eh già, perché c'è un infiltrato nella nostra base. Grazie all'incorporazione del meccanismo di risposta alle onde cerebrali, il driver comportamentale che abbiamo sperimentato con Arthur, piloterete in unità ciascuno. Teru piloterà Sparkman e Ryugo piloterà Gaudia, quindi vi prego di... Lo so, vedrò di dare un'occhiata al manuale di istruzioni dell'unità. Ricevuto. Mi chiedo però se possiamo usarli solo in missioni specifiche, perché... Visto che possono essere pilotati tutti quanti da una persona ora, i Megaton, come funziona per la squadra? Arriviamo a 5 unità? Quando andiamo in missione facciamo ferro e fuoco praticamente. Che c'è? Hai paura? Sta zitto. Questo vuol dire che piloteremo Musashi da solo. Già, lo stavo appunto dicendo. È così. Quindi ognuno di voi deve assicurarsi di conoscere a fondo la propria unità. Comandante Minami, ho una domanda. Cosa c'è? Comandante Minami, quando il cacciatore oscuro ha attaccato, sapevi già che la sua corazza era fatta di una lega speciale? Come? Comandante Minami, potrebbe essere che... Ho tirato a indovinare, basandomi sulla mia esperienza in combattimento. È stata pura fortuna. Non credo che lei sia contro la terra, ma comunque qualcosina sa. Ad ogni modo io vado. Ok. E non ti è sembrato che Ryugo si comportasse in modo un po' strano oggi? Sì, ora che mi ci fai pensare. Ma... Ha detto che stasera si mangia curry. Si preoccuperà se faccio di nuovo tardi. Anche se non ho nessun diritto di tornare a casa da Ma. Lascia che ti dica addio, Ma. Un'ultima volta. Quindi è deciso forse a recuperare i suoi ricordi. Beh, è la scelta migliore, forse. Ma... Mi sono ricordato di qualcosa che non avrei dovuto ricordare. Mi sono ricordato che tu non sei la mia vera Ma. Sapevo che non sarei dovuto tornare da te, però l'ho fatto lo stesso, perché volevo dirti addio. Oh, Ryugo, bentornato, tesoro. Hai già cenato? C'è del curry buonissimo per te. Se scoprisse che non sono il suo vero figlio, cosa penserebbe? Si rattristerebbe. Non mi vedrebbe mai più come prima. In ogni caso, probabilmente mi tratterebbe come fa sempre. Ma accidenti, non posso continuare a comportarmi come se non lo sapessi. Non posso continuare a far credere a Ma di essere il suo vero figlio. Quindi questa è l'ultima volta, Ma. Che fai, Ryugo? Forza, siediti, mangiamo. Ehi, Ma. Questo è un ricordo di Pa, giusto? Il fatto è che non merito di averlo io. Ryugo. È solo che non posso continuare a mentirti, Ma. Ryugo, che ti prende? Hai l'aria così spaventata. Vai avanti. Dico sul serio, Ma. Ascoltami. Ti dirò la verità. Ma. Sei stata molto buona con me, però. Ryugo. Io non sono. Non sono il tuo vero figlio, Ma. Quindi non mi merito che tu mi tratti così bene. Non ne ho alcun diritto. Ma io. Non lo sapevo fino a poco tempo fa. Ryugo? No, sei tu che non capisci. Va tutto bene, lascia stare. In ogni caso voglio solo dirti grazie, Ma. Per tutto, abbi cura di te. Anche la tua mamma lo sapeva. Sapevo già tutto di te, Ryugo. Ma dobbiamo per forza essere parenti perché sei la tua mamma? Certo, magari all'inizio era una bugia. Ma non siamo forse una famiglia ora? Ma... Anche se non siamo imparentati, Ryugo,
fino a quando continuerai a chiamarmi Ma, io sarò la tua Ma. Ma. Mi ha reso così orgogliosa, Ryugo. Sono felice di averti come figlio. Qualunque cosa succeda non avrò alcun rimpianto. Perché comunque io ho sempre vissuto come la tua Ma e continuerò a esserlo finché vivo, Ryugo. Ma sei sicura che ti vada bene avere qualcuno come me come tuo figlio? Se non lo faccio io, chi altro lo farà da Ma, questo piccolo mascalzone? Ma... Ma... Accidenti, ora mi stanno venendo le lacrime agli occhi. Quindi quella è la mamma di Ryugo? Immagino che famiglia sia qualunque posto dove uno vorrebbe tornare. Sì, sono un po' invidioso. Forza, andiamo a casa. E io dove vorrei tornare, eh? Non avrei mai detto che le cose potessero essere così con una famiglia assegnata. Immagino che per alcuni i falsi ricordi siano una salvezza, per altri un tormento. Mamma, papà. Ci penso io alla cena stasera. Che ne dici del tuo piatto preferito, i gamberi fritti? Ehi, lo sai che sono allergica, vero? Te ne sei già scordato? Oh, davvero? Scusami. Voglio dire, anche tu avresti dovuto sapere che non mi piacciono i peperoni verdi. Eppure hai messo in tavola dei peperoni ripieni qualche giorno fa. Quindi mi stai dicendo che vuoi vendicarti? No, no, certo che no. Pensavo davvero che ti piacessero i gamberi, tesoro. Da quando abbiamo pescato quei gamberi nell'oceano al nostro primo appuntamento. Aspetta, di chi stai parlando? Quale primo appuntamento? Mamma, papà, preparo io la cena, ok? Però smettetela di discutere. Io so cosa piace a ognuno di voi, quindi andrà tutto bene. Teru, ci comportiamo in modo così strano ultimamente. Scusami. Non preoccuparti, io vado a cucinare. Voi restate qui, ok? I ricordi iniziano anche loro a essere un po'... a tornare piano piano. L'effetto della riprogrammazione mentale sta svanendo. È proprio come pensavo. Non è mai possibile riscrivere completamente i ricordi di qualcuno. È bello che comunque ci sia un margine di errore nonostante la società abbia certe tecnologie. È davvero una bella pensata, secondo me. Oh, Crusade Laia! Com'è possibile? Come hanno fatto a fermare una bestia di metallo Scilla? Qualcuno ci ha detto come fare. Ah, si è arrabbiata. Me lo sento. È Arshem che si è intromessa. Ha deciso di tradirmi del tutto! Come osa insultarmi a questo modo? Il sangue del mio sangue! Per favore, Altezza, è meglio mantenere la calma! Griefas, voglio concederti un'opportunità. Voglio che tu distrugga quel rifugio. E per quanto riguarda mia figlia Arshem, uccidila! Ma, Altezza, puoi farcela, non è vero, Griffas? Io... Beh, non fraintendere, non lo faccio per odio, ma per amore materno. Qual è il problema? Vattene! Solo un momento, Altezza. Mia regina, quel rifugio potrebbe essere la nostra migliore occasione per coltivare il dono dell'evoluzione. Silenzio, Demir! Parlerai solo quando ti verrà data la parola. Che cosa stai facendo, Griffas? Vattene immediatamente. Hai ricevuto i tuoi ordini. Solo una parola, Altezza. Da quando il popolo di Xidol è diventato una razza tanto barbara. Cosa? Togliere la vita alla principessa solo per vendetta. Il dovere di una madre le impone anche di punire una figlia che si schiera con il nemico. Come ho già detto, è solo per amore che correggo gli errori di mia figlia. Uccidere personalmente colei che è destinata a diventare la matriarca, la principessa Arshem. Ecco perché te lo sto chiedendo. A chi altri potrei affidare la vita di Arshem? Demir, prepara un attacco su vasta scala. Prendi Zelbion e riduci in polvere quel rifugio. Ma Sua Maestà, pensavo che si fidasse di Griffas per questo compito. Fidarmi? Sto solo mettendo alla prova la sua lealtà.
Oioi. Ari va ad avvertire. Chi va là? Ah no, è Asuna. E tu chi saresti? Come chi sarebbe? Ma, scusami, l'hai posseduta per diverse volte e ora non ti ricordi più chi è? Non si è mai vista allo specchio, forse? Lo sapevo. Cosa? Oh, ecco, forse ora sappiamo qualcosa. Oh, finalmente qualcosa viene a galla. Dimmi la verità, Reiji. Lo dici come se fosse una cosa facile. È da un po' che vi osservo. Tu, Teru, Ryugo e Yamato. E? Ho capito alcune cose. Voi ragazzi sparite sempre nello stesso momento. Quindi questo dimostra che siete tutti coinvolti con qualcosa che ha a che fare con il segreto di questa città. Dimmelo, ti scongiuro, voglio sapere perché tutto sembra così fuori posto. Mi dispiace, ma non posso dirti nulla. Allora chi lo farà? Beh... Arrendiamoci, Reiji, lo dirò io a Kiyoka e poi so come ci si sente. Jun. Ma ti avverto, Kiyoka, a volte la verità è un fardello pesante da sopportare. Per te non è un problema parlare a Nagyane in questo modo? Sentivo di dover sistemare le cose con te una volta per tutte. Vuoi combattere? No, no, non è quello che intendevo. Ma sono sorpreso che Asuna ti abbia prestato il suo corpo. Ah, sì. Yamato vuole parlare con te. Se ti presta il mio corpo, parlerai con lui? Ma perché? Non lo so. Beh, non so cosa dire. Grazie. È così strano. Non riesco a credere che in questo momento stia parlando con una vera aliena. Quindi ne sei consapevole? Certo che ne sono consapevole. Ti sei già scordata di cosa mi hai fatto? Ti chiedo scusa. Oh, giusto. Per favore, prendi questa con te. Un'arma? È quella che hai usato per provare a uccidere Yamato? Oh, non preoccuparti, non ci proverò di nuovo. Ora puoi tenerla tu. Allora dopo che avrai parlato con Yamato, voglio che tu la smetta di metterlo in pericolo. E se è possibile, vorrei che te ne andassi dal nostro mondo. La capisco. Credo di non piacerle molto. Non che la cosa mi sorprenda, ma... C'era da aspettarselo. Sì. Allora, perché diavolo mi hai salvato? Te l'ho già detto, sto cercando di conoscere meglio voi Terran. D'accordo, allora. Perché vuoi conoscerci meglio? Perché quando ho cercato di riuscirti il mio cuore ha sofferto. È stato orribile. È stato allora che ho capito che non volevo ucciderti. Cosa? Te lo ricordi, quando mi hai chiesto perché ti stavo seguendo? È solo che sono innamorata di te. Che cosa? Per questo non ho avuto altra scelta che continuare a seguirti. Sì, mi ricordo benissimo. Oh, quello. Quello era una bugia per depistarti, ma prima che me ne potessi accorgere era smesso di essere una bugia. Cosa? Voglio sentirti parlare, passare più tempo con te, è quello che provo adesso. Quello che provi? Che forse un Axidol e un Terran possano innamorarsi. Innamorarsi? Ma che... Ti chiedo scusa, ma sono ancora convinta che in fondo noi Axidol e voi Terran siamo simili. Che forse alla fine potremmo collaborare. Collaborare con voi Draktor? Ecco perché voglio salvare su sia questo pianeta sia il mio popolo. Allora mostrami la tua vera forma, poi deciderò se posso fidarmi di te. Grifasio, omae ni chansu o yaru. Omae no te de ano shelter o homuru no da. そして我が娘アーシムを殺す。しかし。
Dove sono i rivestimenti? Contattate il reparto materie prime, dite loro che ci servono subito! Il team di gestione del carburante segnala un errore nei calcoli sulla loro capacità. Cosa stanno facendo? Non abbiamo quasi più tempo! Restate concentrati e fate il vostro lavoro! Comandante Minami, forse sarebbe meglio riposare un po'. È passato quasi un giorno intero. Forse hai ragione. Vado a dormire per un paio d'ore. Sostituiscimi tu. Ricevuto! Che significa è passato quasi un giorno intero? La comandante sta bene. Starà sveglia tutta la notte. Forse dovrei controllare come sta. Andrò a trovarla nei suoi alloggi. Oi oi. Sta male? Comandante, tutto bene? Se il motore antigravitazionale è operativo, potremmo utilizzare l'espansore di massa. Procediamo con le regolazioni, in fretta. Un vero reattore a espansione. Il passo successivo nell'evoluzione della tecnologia umana. Credo di sapere bene qual è questa scena. Allora, questa scena per contesto ve la devo dire appena arriviamo a leggere una certa frase. Questa addirittura Akihiro Hino sul suo Twitter, o X che dir si voglia, ha pubblicato uno screenshot e ha detto che hanno tolto quella certa parte per evitare che si alzasse il rating del gioco. Pensi che saremmo mai in grado di raggiungere i nostri obiettivi? Stiamo facendo i primi passi proprio adesso. Quel giorno arriverà senz'altro. Un giorno, sia il mio popolo che il tuo, lavoreranno insieme. Ok, quindi... lei è un'aliena? Sì. Cioè, siamo persino riusciti a trovare un modo per amarci. Allora, e qui dovrebbe finire questa scena. Allora, stanno in camera da letto. E questa schermata che state vedendo ora era stata già programmata da mettere nel gioco, ma l'hanno tolta proprio per evitare che si potesse alzare il rating del gioco e quindi passare da quello che è attualmente, che non ricordo neanche quant'è, a passare a 16 o 18. E anche se in Giappone funziona un po' diversamente il rating di un videogioco. Quindi questi due se la intendono. E lei si fa queste strane iniezioni, che non è la prima volta che lo vediamo, che si inietta qualcosa nel braccio. I farmaci di acclimatazione ambientale, quindi è un'aliena lei. I farmaci stanno perdendo efficacia, non mi resta più molto tempo. Sayaka, dovresti riposarti. Ho riposato abbastanza. Ma non ha dormito? Visto quello che è successo. Nell'anime dovrebbe essere presente però questa scena. Anche se l'anime è un pochino più esplicito rispetto al gioco comunque. Andrò a prendere un po' d'aria. Potrei anche andare a percorso panoramico. Non riesco a credere che siano già passati 3 anni. E comunque lui è uno studente delle superiori. Mio padre, il comandante di marina Soichiro Kaido, era stato scelto come capitano di una nave. Quel giorno, mentre la mia famiglia festeggiava a bordo della nuova portaerei, il mondo è improvvisamente finito. Migliaia di vite inermi, massacrate, sopraffatte da una forza sconosciuta. E io che giacevo svenuto in un mare di fuoco, sono stato salvato da una strana figura. Lei ha salvato... No, aspetta però. Cioè, lei è un'aliena e sta preparando il contrattacco contro gli alieni? Finalmente sei sveglio, ragazzo terrestre? Anche se sembro una di voi, in realtà sono un'aliena e vostra nemica. Dove sono mia madre e mio padre? Sono morti. Abbiamo conquistato questo pianeta da un giorno all'altro, in nome della nostra regina. Lei ci ha ordinato di massacrare fino all'ultimo abitante di questo pianeta. No, no,
non può essere. Tu, i miei genitori, i miei amici, li hai uccisi. Non io, ma la mia gente, sì. Mi disprezzi per questo? Accetta la verità. やっぱり僕はあの時死ぬべきだったんだ。 だったら今からでも遅くはない。死ね。 お前が死んでも生きていても世界は何も変わらない。 お前の前にいるのは大切な家族を殺した異星人だ。死ぬ前に復讐したらどうだ。 やりなさい。 お前には死ぬ勇気も殺す勇気もない。 私もそうだったよ。いくら故郷を守るためとはいえ、他の種族の殺戮を行うことなど女王の考えに従うことはできなかった。私は今のお前と同じだ。だったらどうすればいいの？どうすれば。 やがてこの星の空と海は本来の美しさを奪われる。お前はこの光景を全て記憶して生きてゆけ。私は9年前この星にメッセージを送った。この星がやがて侵略されることを示唆した情報だった。もしこの星の民が無能揃いでなければ まだ希望はあるはずだ。あなたは地球にチャンスを与えた。あなたの目的は何なんですか？目的？そうだな。二つの星の民が共に生きていく道を探すこと。地球人を導き道を切り開く。 それが今の私の生きる目的だ。手伝わせて。何？僕もあなたを手伝う。 Quindi lei è come la principessa, vuole che i due popoli vivano in armonia e quindi sta preparando il contrattacco per della Terra contro gli alieni. Ah, ma quindi lui si è introdotto nella città? E beh, certo. Da qualche parte dovevano pure andare a combattere i Megaton. Mica potevano combattere nella città, ma in quello che c'era fuori. Ma è possibile che nessun sistema di allarme si sia attivato? Molto strano. Desideri vedere la mia vera forma? Eccoci tornati con Asuna e Yamato, o la principessa Arshem e Yamato. Sì, non posso certo crederti sulla parola, non pensi? D'accordo. C'è un magazzino a nord della zona commerciale. Ti aspetterò lì. Sei sicuro di volerlo fare? Sì. Ok, ci vediamo lì.
Sai, a ben guardare non siamo per così diversi. Un po' più pallidi, forse. Forse perché il nostro sangue è fatto di composti diversi. Quindi anche il Draktor sono solo persone normali, eh? Sì, perfino Draktor è un nome in codice che ci avete affibbiato. Xidol. È così che si chiamava il nostro pianeta distante quasi 170.000 anni luce da qui. Era un pianeta bellissimo. E ora non esiste più. Il vostro pianeta è scomparso? Sì. Ma questo non vi dà il diritto di invadere altri pianeti e di uccidere le persone. L'abbiamo fatto per sopravvivere. Cosa? L'istinto di ogni forma di vita è l'autoconservazione. Anche noi Xidol avevamo esaurito qualsiasi altra forma alternativa per sopravvivere. La mia gente era provata dal lungo viaggio attraverso lo spazio profondo. Molti sono morti. Stavamo per estinguerci. Attaccare questo mondo era la nostra ultima speranza. Ecco perché la regina ha optato per un attacco preventivo. Un unico assalto decisivo. Ma la mia famiglia è stata uccisa. Come puoi credere che possa perdonarvi? Ti capisco, non mi aspetto che ci perdoni. Ma ti prego, spero che tu possa capire. Anche se solo un po'. Yamato, se avessi dovuto scegliere se salvare la tua famiglia o quella di un estraneo... Eh? Credo che sia stato questo a spingere la regina a prendere quella decisione. Anch'io ho creduto che fosse stata la scelta giusta, ma ora... Cosa? Questo di solito accade quando il mio corpo ha bisogno di nutrirsi. Stai cercando di dire che hai fame? Immagino che funzioni come che per noi. Benvenuti. Oh, Yamato, è raro vederti qui con un'amica. Oh, già. Cosa prendete oggi? Fammi pensare, potrei avere due porzioni di udon? Certo, te le porto subito. Cos'è questo? Questo è un tipo di cibo che chiamiamo udon. Hai detto che non puoi mangiare carne di animali, vero? Negli udon non c'è alcun ingrediente di origine animale, quindi penso che tu possa mangiarlo. Forse sì, lo assaggerò. Come si fa a mangiarlo? Lo infili nella bocca e lo mandi giù. Lo mando giù? Certo! Ho capito, immagino che conti molto l'esperienza. D'accordo, non fallirò. Ehi, calma, non mandarlo giù troppo in fretta, oh! Sei strozzato. Ma no, tutto addosso a Yamato. Oh no, Yamato, la tua faccia! Ti chiedo scusa per prima. Ma tutto bene, ok. È successo anche a me quando ero bambino, ma soprattutto... Ma guardati, hai mangiato del cibo terrestre per la prima volta. È vero, ma perché mi hai portato con te? Pensavo che mi vedessi come una nemica. Non lo so, credo di non riuscire a vederti come una persona cattiva, ecco tutto. Yamato. E poi non dovrei odiarti come persona solo perché la Terra è stata invasa. Credo di averlo capito finalmente. Avevo ragione, sei davvero la persona che avevo sperato. Eh? Potresti insegnarmi di più su questo pianeta? Forse potrei riuscire a trasmettere al mio popolo e alla mia regina quanto è meraviglioso questo mondo. Resta con me, Ariel. Io non posso vivere senza di te. Oh no, non respira. Non c'è altra scelta che praticare la respirazione bocca a bocca. Resisti, Ariel. Ti salverò con la forza del mio amore. Oh, grazie al cielo, il mio angelo. Ma... Non sapevo che i terrestri potessero tornare in vita con il potere dell'amore. Sarebbe bene spiegarle che non funziona proprio così. Sei stanca? In effetti siamo stati in un sacco di posti. No, voglio vedere di più.
Che fretta c'è? In ogni caso, che dici di andare a rilassarci in una tavola calda per ora? Che carino! È quello che abbiamo preso alla sala giochi, eh? Voglio darlo a te, Yamato. Vuoi darmi il coniglio? Sì, perché l'altro ti assomiglia. Che cosa? Ehi tu ragazza, arrenditi subito, non opporre resistenza e nessuno si farà male. Che cos'è successo? Yamato era tutto un piano per catturarmi? Non lo farei mai. Allora vuol dire che loro sanno. Ehi tu, se ti metti in mezzo verrai con noi, ora consegnacela. Non vi lascerò prendere Arcem! Yamato sa come mi chiamo? Stanno cercando l'intruso alieno, non lascerò che ti prendano, forza! Sì, signore. Ah, pensavo volesse trasformarsi e combattere, invece no, scappa. Cosa ci fai qui, Griffas? Sargent, sei tu? Cosa ti piacerebbe ordinare, padrone? Io consiglio la bibita al melone Super Milab. Anche l'hamburger dell'amore ti farà senz'altro battere il cuore di passione. Per non parlare dei punti tenero piccioncino che accumulerai. Sparisci. Aspetta, io prenderò due budini belli imbottiti, grazie. Oh, non sapevo che fossi un cliente abituale, padrone. Te li porto subito. In terra n'hanno un detto. Paese che vai, usanze che trovi. E cosa significa? Fondamentalmente significa che ci si deve adattare. In ogni caso, perché sei venuto qui? La regina mi ha ordinato di distruggere immediatamente questo rifugio. Che cosa? Abbiamo bisogno di questo posto per mettere le mani sul dono dell'evoluzione, non è così? È vero, ci servono cadaveri di Terran per studiare l'evoluzione cellulare. E infine, per ambientarci in questo pianeta. Era questo lo scopo del rifugio. Era? Abbiamo confermato l'esistenza di altri Terran che vivono fuori di qui. Cosa? Ma la principessa è ancora qui! Il tuo piano dovrà aspettare. La regina ha già decretato che la principessa Arshem deve essere trattata come una traditrice. Impossibile! Stai dicendo che la regina ha ordinato di uccidere la sua stessa figlia? È così. Per questo sono venuto di nascosto. Per salvare la principessa. Dove si trova? Non posso dirtelo. Sarsant! Ecco i vostri due budini belli imbottiti. E ora il delizioso tocco magico finale. Tutti insieme ora, padroni. È il momento del raggio magico. Bibidi bobidi boo. Proteggerò la principessa a costo di disobbedire agli ordini di sua maestà. Non riesco a crederci. La regina non tratterebbe mai la principessa con tanta sconsideratezza. Sua maestà non si fermerà davanti a nulla pur di raggiungere i suoi scopi. Forse è vero, ma... Consegnami la principessa. Proteggerò la principessa con le mie stesse mani. Come pensi di riuscire a proteggerla? Se sarà necessario scapperemo da questo rifugio. Se la consegnassi non c'è modo di sapere quale punizione l'aspetti. Ascoltami bene, Griffas. Lei non è solo la figlia della regina. Non più. Cosa? Cosa vuoi dire? La principessa Arshem diventerà la nostra vera unica leader. Per salvare i popoli di entrambi i pianeti intendo fare di lei la nuova regina. La nuova regina? Quindi vuoi sostituire sua maestà, la regina Crusade? Proprio così. È assurdo! E quindi? Preferisci seguire gli ordini di una regina che sceglie di uccidere la sua stessa figlia? Beh... La principessa Arshem ha il potere di cambiare sia gli Xidol che i Terran. Ha le capacità per superare la regina Crusade. La difenderà fino alla morte. Sarsant. Quindi quello con cui è entrato Griffas era solo un mostro tanto per entrare, non per combattere, forse? Ma rieccoci a noi. Ehi, riesci ancora a correre? Dobbiamo trovare un posto dove non ci sia nessuno. Sì, signore. Ah, qua dietro, al rifugio, certo. Dove c'è la banda JK. Permettimi di farti una domanda. Eh? Cosa pensi di fare se ti unirai a noi? Sei davvero sicura di volerlo fare? Io non voglio più vedere la nostra gente che si odia e che si uccide a vicenda.
Ecco perché la regina, mia madre, deve essere fermata. La regina è tua madre. Questo significa che tu sei... L'unica cosa che posso fare ora è fare ciò che va fatto, un passo per volta. Ma voglio creare un mondo in cui il mio popolo e i terrestri possano vivere insieme. Comandante Minami, è urgente! Tractor avvistati a ore 3, a 12 click di distanza. 700? No, 800? Sono troppi! Cosa, proprio ora? Ah, quello dell'altra volta. Sua maestà ha finalmente riconosciuto il mio valore. Il rifugio nemico è quasi a portata di tiro, comandante Doris Conti. Comandante, suona meravigliosamente bene. Il regno di Grifa sta per giungere a termine. Preparatevi per un attacco su vasta scala. Sì, signore. Oddio, chiamo questo. Quindi questi sono i miei ultimi ordini. Cosa? Tu resta qui e nasconditi. Io torno subito. Stai andando a combattere, vero? Vengo anch'io. Che cosa? Temo che questo assalto sarà molto più violento di quello precedente. Se vengo con te posso dirti cosa è meglio fare. Tu, sul campo di battaglia, non ti aspetti mica che... Ti prego, fidati di me. Cosa diavolo sta facendo Yamato? Iniziamo il dispiegamento con o senza di lui. Pensi di potercela fare, Ryugo? Sì. Tu? Ad essere sincero sono un po' nervoso. Abbiamo sempre potuto contare su Yamato. Hai ragione. C'è qualcosa di contagioso nell'energia e nella spavaldere di quel tipo. È vero. Forza, Ryugo. Vedrai che riusciremo a tornare vivi. Ma certo che sì, Teru. Pilota identificato, Teru Asami, sistema sbloccato. Conto su di te, Sparkman. Pilota identificato, Ryugo Ichikata, sistema sbloccato. La mia vita è nelle tue mani, Gaudia. Ok, gente, diamoci dentro. Jin, questa è l'orda più grande che abbiamo visto finora. Cerca di non essere imprudente. Non preoccuparti, è il mio lavoro proteggere questi piccoletti, non fallirò. Ah, Gin, no, Gin, vabbè. Con tutti questi nemici a batterli sarà un gioco da ragazzi. Non credo funzioni così. Come mai sei così di buon umore? Stavolta non dovete andare da sole, se restate bloccate vi mangeranno vive. Cosa, dobbiamo davvero seguire i tuoi ordini? A meno che non vuoi morire. Sfrutta il tuo vero potenziale, Reiji! Credi in te stesso e sopravviverai! Non ho ancora così tanta fiducia in me stesso, ma stavolta non sono solo. Teru, Ryugo, stavolta sarà dura. Sono più di 800 unità, molto più numerosi di noi. Mi sa che dobbiamo prepararci a peggio. Questa volta vogliono davvero annientarci. Il vostro obiettivo è guadagnare abbastanza tempo fino al decollo, tutto chiaro? Ricevuto! Ci pensiamo noi. A che punto sono le riparazioni al motore di propulsione numero 2?
Dicono di aver bisogno di altri 20 minuti. Ditegli che ne hanno 15. Manca un'ora al decollo previsto. L'ho portata con me. Questo posto... Ci troviamo in una situazione un po' difficile. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Ora che conosci il segreto del rifugio ti faccio assegnare una postazione. A me? Sei nel club di giornalismo, giusto? Aiuterai la squadra di gestione dati. Spero che tu sia una che impara in fretta. Sì, davvero pensi che sia in grado di farlo? Andrà tutto bene. Come va? È bello vederti qui. Sei qui anche tu! Avrei detto voi, più che tu, ma ok. È come il computer che usi in classe, solo che serve una parola chiave. Può essere difficile ricordare tutto, ma cerca di imparare man mano. Ok, sono abbastanza bravo a memorizzare le cose. Buona fortuna. Sì, signore! Anche Yamato sta combattendo là fuori. Allora sarò al vostro fianco. E Yamato è l'unico che ancora non è arrivato. Ma se veramente dobbiamo affrontare 800 unità, spero che si presenti. Ok, abbiamo solo due armi. Va bene, dove sono i Draptor? Presentatevi! Ci sono così tanti nemici che ho perso il conto, beh, ovvio. Ma brucia... ma dai, fai... esce il fuoco perché va... e va a vapore, che roba è? Beh, sta andando bene, mi sembra. Vanno giù come mosche. Ma sono forti questi rogue, ehi! Accipicchia! Menano che è una bellezza! Molto più forte del Maximus! Wow! Ah, però questo non c'ha l'attacco dall'aria, dall'alto, va bene. Eh beh, sono tutti quanti uguali erano. Ah, ma siamo già arrivati? Ok. Il cacciatore oscuro. Ma è quello dell'altra volta. La differenza è che ora sappiamo il nome. Bene. Ah, l'ho preso malissimo, l'ho preso. Tuffo Dodecaron. Ok. Vabbè, non penso che serva. Comunque lo userò lo stesso. Ma cosa gli è successo? Ah, passiamo al prossimo. Ah, ok. Hanno abbattuto il Draeger? I Terran ora sono in grado di distruggere metallo Scilla, com'è possibile? Ah, e invece non è finita. Beh, è stata piuttosto veloce come missione. Entrambi la posa a tempo. Siamo con il Maximus, perfetto.
Vabbè. Non mi deludere, tesorino di un rogue. Lei è carinissima, però il problema è che Maximus è un po'... Guarda quanto ci vuole per fare fuori il nemico. Ragazzi, supporto! Ma quanto male mi ha fatto? Vai. Bene, devo usare queste armi, sì. Se no non ce la faccio con lui. Chi è ora? Va bene. Dove sono? Di qua. Arrivo! Ma scusa, li prendi per favore? Grazie. Arthur, potresti attaccare... Ah, non è poi Arthur, ma è Rage comunque. Potrebbe anche attaccare, Non è che mi dispiace se attacca. Bravo. Oh. Dove sono? Qua. Oh, perfetto. Mamma mia, questo quanto è duro. Oh, anche chi è qua? Chi è? Vai, prendetevi questo. Salta! Aia. Ah, non è andato, e lui è ancora il nemico? Ok, ora è andato. Wow. Tosto, eh. È esploso, bene. Oh cielo. Ah, santo cielo. Non abbassare mai la guardia, ce ne sono ancora parecchi. Ricevuto. Bisognerà potenziare Maximus allora, appena ho la possibilità. Yamato, dove siamo? In un tunnel che aggira il cancello di sicurezza, in pratica un passaggio segreto. Per fortuna ha chiesto a Takumi di parlarmene, non posso farmi beccare adesso. Forse siamo quasi arrivati, all'hangar dei Rogue. Manca poco, e presto sarò sul campo di battaglia con Yamato. Quindi questo è il guerriero che comandi? Sì, più o meno. Oh già, oggi piloto da solo. Ci sono anch'io. Cosa? No, non è questo che intendevo. Ad ogni modo, andiamo. Quella è un'aliena, vero? Cioè, voglio dire... Sì, sono uno di quegli alieni che disprezzi tanto.
Basta così, Koichi. Calmati, lei è dalla nostra parte. Con lei possiamo davvero avere una possibilità. E io dovrei crederti? Koichi. Che cosa? Hai davvero intenzione di perdonarli, Duke? Quei bastardi hanno ucciso tutta la mia famiglia. Meritano di morire. Hanno ucciso anche la mia di famiglia, ma questo non vuol dire che dobbiamo odiarla. Smetti di parlare a bambera, amico. Mi hanno rovinato la vita, non posso dimenticarlo. Koichi. Se è questo che vuoi, allora sparami. Sono venuta qui per aiutare tutti voi, accettando il rischio. Se devo morire qui per i crimini commessi dal mio popolo, allora così sia. Yamato, il lancio del booster Aquila è stato assegnato al numero 8. Il sistema di puntamento è stato impostato su ore 2, regolato su 4,7. Ricevuto. Quando parti per una missione della storia con Arshem, comincia una battaglia maratona in cui lotti per il destino dell'umanità. Durante una battaglia maratona difenderai il decollo dell'Ixia e non potrai tornare alla base, anche se la personalizzazione del Rogue così come il rifornimento di oggetti e salvataggi saranno limitati. Preparati per bene potenziando i Rogue con le missioni secondarie prima di partire in battaglia. Se fallisci una missione durante la battaglia maratona, puoi riprovare dalla missione precedente. Ok. Questa è da fare nel prossimo episodio. Ok, missioni classe Dreadnought. È meglio affrontare queste missioni in multigiocatore perché ti troverai di fronte a nemici molto potenti. Beh, direi che nonostante la musica sia incalzante, mi fermo qui. Il prossimo episodio sarà decisivo per la difesa di Ixia. E penso che non manchi neanche troppo alla fine del gioco, non voglio saperlo quanto ci manca. Però siamo arrivati a un punto che mi sembra cruciale. Ad ogni modo, per questo video è tutto. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!